Ho appena visto Mirabelli prendere a scoffolettate sulla schiena a Donnarumma, tutto molto divertente. Se lo merita, ragazzi, e finisce quindi anche proprio ufficialmente questa vicenda, non ne parleremo più. Donnarumma rimane, sarà il nostro portiere, quindi mettiamoci alle spalle tutto, nessun rancore, nulla, andiamo avanti in nome e per il bene del Milan. Buone cose formali a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi però parliamo di altro, parliamo dell'amichevole che il Milan ha giocato ieri contro il Lugano. Bella partita contro un avversario difficile che gioca l'Europa, che giocherà l'Europa League l'anno prossimo, quindi non si trattava del solito testa scazzo contro la selezione del Pinzolo. Io mi scuso per questi rumori molesti, però purtroppo gli aerei passano a ogni 30 secondi, anche è difficile trovare un momento per registrare. Sono con la finestra chiusa, ma nonostante tutto si sente di tutto. Parliamo un po' dei nuovi, che immagino questo sia l'argomento che vi interessi di più. Allora, molto bene Musacchio, molto pratico, essenziale, mi è piaciuto. Lo stesso Rodriguez, diciamo partita discreta la sua, che tra l'altro è stato uno dei pochi che l'ha giocata fino alla fine, insieme a Storari. Malino Çalhanoğlu, ce lo aspettavamo perché comunque sia è alla prima gara, lui viene anche da 6 mesi di inattività, quindi ci poteva stare assolutamente. Benissimo che sì, bene, 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 soprattutto in quei 20 minuti in cui il fisico lo ha accompagnato, grandi strappi, era proprio il giocatore che ci serviva e che ci mancava da tantissimo tempo. L'unico dubbio che ho è che purtroppo è l'unico. Un giocatore con queste caratteristiche purtroppo in rosa, a parte lui, non c'è. E quindi credo che lui quest'anno dovrà fare molto spesso gli straordinari e giocare partite proprio a rotazione continua perché è l'unico con quelle caratteristiche. Spero che regga, anche perché comunque sia, è giovane, ha l'opportunità di crescere. E sono assolutamente certo che per noi che sì sarà un giocatore fondamentale. Fondamentale. Borini, tanta corsa, tanto impegno, ma comunque sia le qualità tecniche sono quelle che sono. Mi è piaciuto tanto José Mauri, è un nuovo anche lui perché era in prestito l'anno scorso. 3 assist, partita strepitosa, secondo tempo incredibile. Bene anche i giovani, Cutrone che migliora a vista d'occhio. Ci sono già alcuni tifosi che chiedono comunque che lui possa restare anche come terzo attaccante. Io continuo a pensare che per lui sia meglio andare in prestito e farsi una stagione giocando con regolarità, perché secondo me ne ha bisogno. Il Milan di quest'anno credo che sia un Milan che con quel tipo di giovani non possa permettersi troppe scommesse. Un conto è l'André Silva, che è sì giovane, ma ha già 2 anni di esperienza, ha giocato col Porto, ha giocato la Champions. Un conto è un giocatore che si appresta ad entrare adesso tra i professionisti. Quindi credo che sia Cutrone che Zanellato, che Crociata abbiano comunque il bisogno di andare un po' in prestito per fare esperienza. José Mauri invece potrebbe essere paradossalmente la sorpresa di questo mercato e restare come alternativa per il centrocampo, perché comunque in questo momento paradossalmente il Milan ha tanti giocatori di palleggio come Sosa, come Locatelli, come Montolivo, come forse Biglia. Come forse Biglia, ragazzi, perché io sono sicurissimo che Biglia arriverà. Tutti questi rallentamenti sono dovuti a delle discussioni sul prezzo, ma il giocatore la sua volontà l'ha espressa da tempo. Montella vuole Biglia, il giocatore vuole il Milan vuole prenderlo, quindi ci sono tutti i presupposti per far sì che questo affare si chiuda. I tempi chiaramente sono impossibili da prevedere, perché quando tratti con Lotito purtroppo non puoi fare previsioni del genere. Aspetteremo, ma io sono fiducioso sull'arrivo di Biglia, magari anche nei prossimi giorni, chi lo sa. Aubameyang invece, che è l'altro tema che immagino aerei che piovono sempre.
Aubameyang è l'altro tema che suppongo vi interessi tanto. Allora, ragazzi, è una trattativa complicata. Il giocatore costa tanto. Fastidio. Allora, il giocatore costa tantissimo. Il Milan però la sua offerta l'ha già strutturata. Quinquennale da 8 milioni a stagione, offerta da 60 milioni al Borussia Dortmund. C'è da trattare, ma la volontà è quella di fare il grande colpo. Ricordate quando vi dicevo che James Rodriguez era praticamente impossibile che sarebbe arrivato? Ecco, ha firmato col Bayern Monaco. Per Aubameyang invece vi dico che non è impossibile. Si potrebbe fare, è molto difficile chiaramente, ma diciamo che se il Milan riesce ad arrivare al 15 luglio con Aubameyang che non firma per nessun club cinese, e se nessuna squadra, se nessun Chelsea barra PSG si inserisce, il Milan il Milan può chiudere, potrebbe anche chiudere. Certo, sarebbe obiettivamente un acquisto che ti fa svoltare, ti fa cambiare completamente le prospettive per questa stagione, perché con un Aubameyang dentro si presuppone che questa squadra possa realmente lottare per grandi traguardi. Noi possiamo soltanto sperare. C'è gente che dice che sarebbe meglio Kalinic. Ragazzi, per me, allora, per quanto a me piaccia tanto Kalinic, per me Aubameyang è di un altro livello. Poi ognuno è liberissimo di pensarla come meglio crede. Quindi ragazzi, questo era il video sulla partita di ieri. Come ho già detto, come avevo già detto ieri, ho divagato un po' con gli argomenti, era tutto messo in preventivo. Noi ovviamente ci vediamo ad un prossimo video, nell'attesa di buone nuove sul fronte Biglia, perché no, magari sul fronte Aubameyang. In attesa di queste news, continuate a seguire la pagina Twitter, dove continuerò a linkare notizie a rotazione continua. Noi ci vediamo ad un prossimo video.